Ok ragazzi, eccoci con un nuovo video, una nuova video recensione, beh direi di no, neanche un tutorial. Banalmente voglio farvi gli auguri per questo 2018. Sì, è vero, arrivo un pochettino in ritardo, ma come avete potuto intuire dai precedenti video, dagli ultimi video che ho pubblicato, questo impegno di dicembre è stato un grosso impegno, un impegno che si ripete da ormai mi pare 6 anni. Detto questo, io come vedete qui c'è un bel po' di macello in giro da sistemare, quindi metto qui, cerco di sistemare un pochettino. Nel frattempo voglio raccontarvi un pochettino che cosa è successo in questo fine 2017, quindi questa esperienza del presepe insieme a tutti gli amici abbiamo fatto questo allestimento, ma vi lascio al video così potrete vedere tutto. Io nel frattempo con questa busta cerco di andare a sistemare quelle ombre orrende che ci sono lì dietro. Vado a creare rapidamente due softbox. Noi ci vediamo tra poco, anche perché voglio tirare fuori da lì dietro un po' di roba per i progetti del 2018 e soprattutto un po' di attrezzature nuove che sono arrivate in questo dicembre, in questo passato dicembre, di cui vi voglio appunto parlare durante il corso del 2018. Noi ci vediamo tra poco. Alfa, quanto siamo? Interno? Vai interno tu. Siamo a 2,68. Gli mettiamo questi fazzolettini qua che lo tengono un attimino su, così non dobbiamo stare qua a tenere. Ma qua, non c'è bisogno, già è. Addrizzati quello. Tutto imbarcato. Per forza. Io che faccio? La vita prima sotto. No, ma che faccio? Questa altezza? O vado giù? Aspetta. Dita sono le mie. Aspetta. Dita sono le mie. No, alza un po'. Ancora un pelo. Boh. Così è a bolla. Vediamo se è imbarcato per la gioia di Carmine. Allora mettiamolo così. Buono. Arcadino è facciamo. Io ho paura sulla galleggiabilità di questa roba però. Sono pettinato, qui. Prendo fratello, sennò. Scendi. Si salire sulla scala. Sì, mi piace tanto sulla guidatore. Sei? Aspetta. Vado. Iniziato a bestia con i lavori. Vieni lì. Dov'è la camera? Paudi. Dov'è Paudi? Devi scendere dalla scala, se no non riesco a riprendere. Una parola. Lasciate un po'. Si chiude, implode. Bon. È qua. Si chiude perché manca la parte sopra. Prendi un altro pezzetto. Allora, gli mettiamo subito quella che comanda sopra. Esatto. Ma secondo me non tiene, mettiamo... Non tiene. Riande per favore a scappa. Ma hai capito io? Non prende, tiene, lascia. Adesso chiude tutto in implode. Bon. Se non è caduto adesso non cade più.
Mettiamo questi traversini che per adesso tutto sembra tranne che la... Io mi faccio tutto quella. E questa poi si chiede. Non so che da parte. Caro con me. Mi ha invitato ora? Thanks. Bon, quando state volendo, ci passate la tavola. Cosa fai tu, Romeo e Giulietta, in balcone? Allora, io qua c'ho i segni che mi riportano qua. Qua dovrei andarmene. E io esco però. Tu esci. Ma è giusto così. Come se metto un altro? Non so manco dove metterlo. No, metti. Non lo metto. Metti qua. Se sei a posto così lo metto. Ah, posso metterla nella... Ah, nell'altra tavola. Nell'altra tavola. No, no, che è vita sulla costa della colonna. Non serve, spacca. No, devi alzare un pelino qua, guarda, metti una mano qua sotto, spingi un po' verso l'alto. Ah, ok. Molla. Ok, ci siamo. Se faccio così. Ci siamo, buon mare, eccola qui, la capanna. Manca soltanto da terminare la parte qui dietro con le canne. Perché, come vedete, c'è qualche buchino in giro. Qualcuno, chissà chi, ha fatto le paretine qua, come avete visto su Instagram. Ed è per questo che continuo a ripetervi di seguirmi anche sui social. Eccole qua, finalmente la capanna ha delle paretine fatte con le canne di bambù, fatte come si deve. I pergolati, eccoli qua, sono stati completamente liberati, come vi avevo detto, perché sono arrivate le lamiere e quindi oggi ci attrezziamo di trapani a percussione e iniziamo a montare il tutto. Eccole qui sotto le lamiere, spero riuscite a vederle. Ci sarà da tagliare, montare, ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Sabato mattina, un freddo cane, sono praticamente le 11 e avevamo appuntamento alle 10. Eccolo là dov'è. Come faccio a zoomare? Non si zooma, mi avvicino. Che ore sono qua? No, non posso mettere i beep, non posso. Eccoli qua, finalmente abbiamo finito di montare le lamiere. Purtroppo non sono riuscito a fare le riprese perché c'era da lavorare seriamente e quindi non sono riuscito a piazzare il telefono per fare le riprese, anche perché ci abbiamo messo praticamente tutto il giorno per montarle. Ci siamo dati un bel po' da fare, ma finalmente abbiamo finito. Ecco qui le altre lamiere, gli altri pergolati. Abbiamo rifatto questi fazzolettini a 45 gradi perché molti erano distrutti. E le lamiere, i tetti sono finiti, così quest'anno non ci piove dentro i vari stand del presepe vivente. Siamo nettamente in ritardo e guardate qua, c'è tutta la neve che ha fatto praticamente ieri qui a Torino. Eccoci come siamo ridotti, due donne a sbarare il ghiaccio. Ok, non sembra vero, ma ci siamo quasi. Fa freddo, Carmine si è tolto tutta la neve da qui per terra, stamattina si è fatto un bel lavorone, inizia quasi a prendere forma. Vediamo di qua, ci sono i vari stand, sono impresentabile con questa roba in testa. Qui ci sono i primi stand che iniziano a prendere forma. Qui dietro c'è la locanda, semplicemente un po' di pareti. E quella roba lì diventerà un mulino. Lì c'è la capanna. Qui ci sarà il panettone, il pandoro. Qui non c'è niente. Qui ci sarà lo stand del castagnaro. Eccolo qui il fuocherello del castagnaro che tra un po' accenderemo. Lì dietro c'è un pozzo e il laghetto con l'oasi. E Carmine che lavora, dov'è Carmine che lavora? L'ho perso. Ecco come si tirano i cavi. Quanti ne hai? Poco.
stanno tirando i cavi su tutti gli alberi per mettere i faretti colorati. Ci vediamo tra un po'. Si taglia. È storto però, lo sai, sì? Sì, sì. Frega niente? No. Batteria scarica. Hai controllato la batteria? No. Guarda, batteria scarica, si riparte con quella carica. Qua mi sa che ci facciamo male però, eh. Dici? Eh sì, perché non abbiamo mica un appoggio serio. Vabbè, proviamo. Questo se ne va giù parecchio. Siamo venuti in officina a cablare le prese. Ascolta. Fatti vedere, dove vai? Scappi, mi avevi promesso un calendario. Guarda, mi sono venute le mani come i meccanici. Ma non possiamo mettere il video del presepe. No, copri lì, questa no, questa è troppo. Metti nel video questa qua del presepe. No, nel video del presepe questa qui. No, questa è troppo. No, no, Marimbi. Nuovi giocattoli, guarda che bello, questo non gira, poi gli dai la botterella col polso e gira, se no gira al contrario. Mamma mia che attrezzi la DeWalt. Fate la carità. Lascia un monetino. Sotto l'albero messo il mio cuore, mio amore. Ok, eccoci tornati, l'idea pare funzionare, infatti come vedete lì dietro ci sono delle ombre, mentre mettendo questa sorta di pallone qua davanti le ombre spariscono. Si riduce la luce, ma senza dubbio per essere utilizzati come dei softbox fanno davvero molta luce, anche se comunque è inevitabile dire che questi fari qua non nascono assolutamente per usi fotografici, sono dei fari professionali, lo avete già visto nell'unboxing, se non l'avete visto vi lascio il link qui sotto in descrizione o qui su da qualche parte. Sono dei fari sempre della Kraftwerk da 50 watt con un
LED Cob qui in mezzo, non so se riuscite a vederlo, non lo accendo, altrimenti brucio la ripresa. Ma comunque vi parlerò in questo video di questi prodotti in un futuro video. Sono dei fari che nascono principalmente, potremmo dire, per il settore meccanico, carrozzeria. Ad esempio, nel momento in cui si va a levigare una macchina, levigare la carrozzeria per andarla poi a verniciare, o comunque magari quando è stata già verniciata e dobbiamo andare a passare del polish, abbiamo la necessità di avere una forte luce che illumina la carrozzeria, così da vedere eventuali graffi, bolli o eventualmente ammaccature. E quindi con questa luce qua, senza ombra di dubbio, riusciamo a farlo. Ma voglio dire, sono anche dei classici fari da lavoro che possiamo tranquillamente sfruttare nel momento in cui abbiamo la necessità magari di illuminare una zona buia, piuttosto che se stiamo verniciando un muro. E nuovamente torno al discorso di prima dell'avere una parete ben illuminata, così da evidenziare, scusate, eventuali problemi sul muro. Ripeto, con questa busta qua davanti ne ho fatto diventare questi fari dei softbox. Idea venuta così sull'ultimo minuto, quando ho visto che lì dietro si creavano delle ombre. Ma bando alle ciance, come al solito di questi fari vi parlerò la prossima volta. Andiamo rapidamente a fare una carrellata per vedere che cosa c'è qui dietro. Abbiamo subito l'estintore da 50 litri carrellato. Sono indeciso se utilizzarlo in questa configurazione qui, quindi vado ad aggiungere una ruota lì e il gruppo motore lo metto qui sopra. Farò il forellino sotto per lo scarico della condensa. Devo dirvi che non è un'idea che mi garba molto. La mia idea è piuttosto di andare a creare una staffa qui dietro, montare il motore del condizionatore, quindi un motore silenzioso lì dietro, in modo tale che comunque il compressore non sarà sbilanciato, ma soprattutto mi prenderà questo ingombro qui, quindi anche se lo piazzo contro il muro il motore resterà lì dietro. Qua davanti, tra l'altro, dove veniva montata la lancia, ho la possibilità di montare un eventuale tubo, e qui su o su questa staffa qua andrò a montare tutto quello che è la meccanica di controllo, quindi banalmente il pressostato. Spostiamo questa roba qui e andiamo a vedere che, sempre per progetti futuri, qui abbiamo questa sorta di accrocchio che è una roba decisamente venuta male, ma doveva essere un bidone separatore, un separatore ciclonico, che non ha funzionato egregiamente, e quindi ecco qui è arrivato un prodotto a dir poco professionale. Ma anche di questo video qua vi parlerò in futuro, soprattutto perché sto attendendo un separatore ciclonico cinese, così da poter fare il confronto tra il fai da te, il professionale, e appunto il cinese. Questa roba qui è davvero un qualcosa di particolare, ma comunque ve ne parlerò in un futuro video. Spostiamo ancora questa roba. Qui dietro c'è il borsone di utensili Ryobi. Se non avete skippato avanti nel video che vi ho lasciato prima, avrete visto praticamente il 90% di questi utensili. Dico il 90% perché questa qui non ho ancora avuto modo di sfruttarla su un lavoro seriamente, ne ho fatto soltanto alcuni test su quella pedana lì, probabilmente, vabbè, voi non riuscite a vederlo, comunque ho sparato un po' di graffette nel blocco di legno della pedana e praticamente la possiamo paragonare a un qualcosa ad aria compressa. Ma togliamo via anche questa roba qua. Questi cavalletti sono una cinesata, ma per il loro prezzo possono andare bene, ve l'ho raccontato rapidamente sulla pagina Facebook. Qui abbiamo una bustina di cineseria arrivata da Banggood. L'unico errore che ho fatto, un errore mio, è quello di andare subito a scegliere questo prodotto qui, convinto, preso dal titolo, di fare fori quadrati. In realtà i fori quadrati pare li faccia, perché ho visto dei video su YouTube, ma è necessario un telaio particolare per poter fare i fori. Ma anche di questa roba qui ve ne parlerò più avanti, ma molto brevemente, cioè molto rapidamente. Qui abbiamo una serie di punte, inserti, un po' di cineseria super economica, ma che, devo dirvi, funziona. Esclusa questa roba della punta che non ho ancora provato, ma già questa roba qui, che è un roditore, che tra l'altro ho visto utilizzare a Gianni Pirola, mentre questa roba qui l'ho vista utilizzare a Matley, se non erro aveva fatto anche un contest mettendo in palio questa roba qui. Devo dirvi che è davvero tanta roba. Eccomi. Io ho fatto adesso. Ok. Vabbè, tanto io sono qua, ti aspetto qua, fammi sapere quando sei fuori. Ok, a dopo. Ciao, grazie. Ciao. Tolto quindi le cineserie, direi di andare a vedere rapidamente questa valigettina degli utensili. Anche qui vi farò un video dedicato. All'interno c'era questo trapanino della Metabo, davvero tanta roba, passatemi questo termine super giovanile e leggero. L'ho utilizzato
per diverse occasioni ed è davvero tanta roba. All'interno della valigetta c'è praticamente tutto l'occorrente e magari se mi organizzo bene vi faccio anche un paragone con una valigetta super economica che si trova su Amazon. Lì dietro abbiamo il banco Sega, anche lì vi parlerò del banco Sega. Io direi che ci siamo. Saldatrice. Ho in mente un bel po' di progetti inerenti alla saldatrice, ma non voglio dilungarmi troppo perché sono in attesa di alcune risposte. A questo punto io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo quindi di lasciare un like, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate dei nuovi progetti, quindi soprattutto se avete consigli in merito a separatore ciclonico piuttosto che al compressore, se avete domande in merito agli attrezzi. Direi come al solito di seguirmi sulla pagina Facebook così da rimanere aggiornati, vi ricordo anche del profilo Instagram, di farmi sapere nei commenti anche che cosa ne pensate dell'esperienza che abbiamo vissuto a dicembre. Io spero che appunto vi sia piaciuto, quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ecco perché prima mi è squillato il telefono, consegna di legname a domicilio. Dimenticavo, ci sto prendendo gusto a fare i vlog, dimenticavo che qui sotto c'è una bella combinata che come potete intuire non riesco a spostare perché è decisamente molto pesante, quindi non ve l'ho mostrata subito nel video, ma ho intenzione di fare un paio di video anche parlando della sistemazione, sempre che io ci riesca, di questa combinata qua.